Oggi vi propongo un giacchino con manica lunga lavorato a piastrelle. È realizzato in cotone, ma si può benissimo realizzare in lana per l'autunno e l'inverno. Ho usato Titolo 1 e Baby Soft. Titolo 1 nei colori bianco, azzurro e beige e il Baby Soft invece per i colori rosa e verde. Sono dei filati morbidissimi, molto piacevoli al tatto, in particolare il Baby Soft. E ho usato un uncinetto 3. Per lavorarlo, hanno tutti la stessa dimensione, per cui è stato facile. È una taglia 40-42 e un modo veloce per aumentare di una taglia è quello di usare uncinetto e filati più grandi. La piastrella ha una lavorazione particolare. Ho lavorato due quadrati uno dentro l'altro, ma ho ruotato entrambi in modo da avere del dinamismo. Il fatto che siano due quadrati uno dentro l'altro si nota perché ho usato due colori, ma se si usa un colore a tinta unita, il risultato è, come vedete, lo stesso, molto bello. Non si percepisce molto che c'è un quadrato in un quadrato, ma in questo caso si notano moltissimo i punti puff. Se aggiungo un colore, come vedete, la cosa diventa subito evidente. La bellezza di questo filato è che è estremamente morbido e, come vedete, segue la forma su cui si appoggia, per cui tende a non ingrossare, ma al contrario a snellire una volta indossato. E questa forma leggermente sfiancata è data dal fatto che nel momento in cui sono andata a fissare con spilli, leggermente inumidendo per dare la forma definitiva, in questo punto ho accompagnato il lavoro per stringere leggermente quel tanto che mi bastava. La piastrella rimane sempre quadrata, ma si ottiene questa sfiancatura molto carina. La lavorazione è abbastanza semplice, alla portata anche delle meno esperte. Si inizia lavorando le piastrelle del davanti e del dietro che vanno unite sulla spalla. Si lavorano anche quelle della manica e vanno unite tra di loro le piastrelle di ciascuna manica. Una volta terminato il davanti e il dietro, lo mettiamo in forma con spilli per dargli bene la sagoma e andremo quindi ad unire i laterali. Per farlo si fa da rovescio, chi vuole può usare altri metodi, ma in questo caso ho utilizzato un modo molto facile. Con l'uncinetto si lavorano dei punti bassissimi e 3-4 catenelle. I punti bassissimi vanno lavorati in tensione, tirando, e sono quelli che poi tengono insieme il lavoro. Le catenelle invece servono per dare l'elasticità. Se ne fate molte, potete tirando allungare. Se invece non volete questo, ne fate meno oppure le lavorate più strette. Si lavora quindi il bordo dello scollo del davanti con la bottonatura e le asole e il fondo. Si lavora in andata e in ritorno e lo si fa tutto. Sul punto in cui si uniscono il davanti e il dietro, ho fatto qualche aumento per aumentare in questo punto la larghezza e anche favorire la svasatura. Una volta indossato, non tende più a tirare sui fianchi, essendo corto, cade proprio in figura. Una volta terminato il davanti e il dietro, si passa alle maniche. Andremo a completare le maniche. Abbiamo solo le piastrelle, quindi andremo a fare il sottomanica che si lavora in andata e in ritorno e lavorandolo andremo anche a dare la forma più larga dove dovremo attaccarla alla giacchina e più stretta sui polsini. Una volta terminata la manica, andiamo ad unirla nel sottomanica, come abbiamo visto, con un punto bassissimo e delle catenelle, e infine si lavora il polsino che è lavorato in tondo. L'ultima operazione da fare è quella di poi attaccare la manica, le maniche al giacchino, e per farlo anche qui useremo un punto bassissimo delle catenelle. La manica si inserisce dritto su dritto, si gira il lavoro. Qui è già unita, quindi rimane in forma, ma quando la inserite non avete idea del riferimento, quindi con dei marcatori si va a fermare in tutti i punti dove andremo a fare il punto bassissimo. Dopodiché si parte da più o meno qui, si fa tutto il giro, si controlla la misura
dell'apertura della manica, se coincide, nel caso in cui non dovesse bastare, vi aprite un attimo l'unione dei lati e si chiude. Passare i fili ed è finita. Nel tutorial, che potete scaricare gratuitamente su yakibei.it, trovate tutte le spiegazioni e gli schemi di lavorazione passo passo. E ora vediamo come si lavora la piastrella e come si uniscono tra loro. Nell'anello d'avvio andiamo a lavorare 8 punti bassi. Facciamo un punto, una catenella, un punto bassissimo per fermare e lavoriamo una catenella che sostituisce il primo punto basso. Quindi andiamo a lavorare altri 7 punti bassi portando anche il filo di avvio. Al termine andiamo a lavorare una catenella per ricreare l'asolina mancante sulla prima che avevamo lavorato e in questo modo chiudiamo il giro con 8 punti e la chiusura sarà invisibile. Al secondo giro si ripete per 8 volte lavorando in ciascun punto basso, un punto basso e 7 catenelle. Questo per 8 volte fino a completare il giro. Al termine chiudiamo con un punto bassissimo lavorato nel primo punto basso del giro. Al terzo giro andremo a lavorare qualche punto bassissimo per spostarci lungo il primo archetto e salire un pochino. Quindi da qui poi si ripete per 4 volte, 2 punti alti, il primo viene sostituito con un punto basso e una catenella, quindi 2 punti alti e 5 catenelle. Altri 2 punti alti, sempre nello stesso archetto. E nell'archetto successivo facciamo la stessa cosa ma meno catenelle, quindi 2 punti alti, 3 catenelle e 2 punti alti. Questo per 4 volte fino a fine giro. Al termine andiamo a completare il primo punto che avevamo fatto con un punto basso e una catenella, ricostruendo l'asolina, gettando sul secondo punto del giro e in questo modo la chiusura sarà invisibile. Possiamo anche spezzare il filo perché l'azzurro non lo useremo più. Al quarto giro facciamo il cambio colore e andremo a fare una sequenza di 4 volte. Lavoreremo dei punti puff in ogni angolo separati da catenelle e un punto basso. Iniziamo proprio dall'angolo lavorando i punti puff. Se non vi sentite sicure potete anche iniziare con il punto basso. Agganciamo il filo entrando in una delle catenelle e alziamo. Per avere l'altezza del punto puff, carichiamo sull'uncinetto e andiamo a lavorare 3 mezzi punti alti chiusi insieme. Tre catenelle, un altro punto puff di 3 mezzi punti alti chiusi insieme, 5 catenelle, che sono il nostro angolo. E andiamo a lavorare a specchio altri 2 punti puff separati da 3 catenelle. Come vedete, ho passato anche il filo di avvio per nasconderlo, poi con l'ago si farà prima. E andiamo poi a lavorare 4 catenelle. Un punto basso e altre 4 catenelle. Questa sequenza si ripete per 4 volte.
Al termine chiudiamo con una catenella sul primo punto puff. Nel quinto e ultimo giro andremo anche ad unire all'altra piastrella e anche qui andremo a ripetere una sequenza di 4 volte che inizia con un punto bassissimo per spostarci al centro dell'archetto di 3 catenelle, dove andiamo a lavorare due punti alti. Il primo si lavora con un punto basso e una catenella e il secondo si lavora normalmente. Quindi 3 catenelle, nell'archetto d'angolo si lavorano due punti alti, 5 catenelle e 2 punti alti, 3 catenelle, nell'archetto successivo si lavorano 2 punti alti e al centro dove ci sono i due archetti di 4 catenelle lavoriamo un punto alto, 3 catenelle e un punto alto e facciamo la stessa cosa anche nell'archetto successivo. Questa sequenza va lavorata per 4 volte, ne lavoriamo ancora un pezzettino fino ad arrivare dalla parte opposta dove andremo ad attaccare la piastrella. Arrivata al lato da unire, ho già lavorato metà angolo e 2 catenelle e andremo ad unire in corrispondenza di ciascun archetto. Quindi facciamo entrare l'uncinetto dal dritto al rovescio, agganciamo il filo e andiamo a chiudere un punto bassissimo. Quindi lavoriamo 2 catenelle e completiamo l'angolo con 2 punti alti. Una catenella, andiamo ad unire dall'altra parte, si passa dal dritto al rovescio, si estrae il filo e si chiude un punto bassissimo. Lavoriamo una catenella e nell'archetto successivo andiamo a lavorare 2 punti alti. Un punto alto nell'archetto successivo, una catenella e uniamo con un punto bassissimo. Una catenella, lavoriamo un punto alto sempre nello stesso archetto, un punto alto nell'archetto successivo, quindi una catenella, un punto bassissimo, un'altra catenella e un punto alto sempre nello stesso archetto. In quello successivo si lavorano due punti alti, quindi una catenella, un punto bassissimo per unire, una catenella e nell'archetto d'angolo andiamo a lavorare due punti alti, due catenelle, un punto bassissimo, due catenelle e 2 punti alti. E da qui si completa la sequenza come abbiamo già visto. Chiudiamo il giro con una catenella lavorata sul secondo punto del giro. Come vedete, l'unione è molto sottile ma anche molto resistente.